Allora, non parlavamo da un po', diciamo, dei prodotti della Ghibli, anche perché comunque ne sono usciti pochi relativamente al cinema, una settimana. Ho già visto il Castello Errante di Aule, tranquilli, arriverà la recensione anche di quello, ma non volevo perdere questa. Intanto già vi dico che probabilmente continuerò anche quando, ora che sono finiti questi, recupererò e vi recensirò robe come via. Col vento, che era quella roba lì, vabbè, scusate, la tomba per le lucciole anche, passeremo attaccata, quindi diciamo che se vi interessa possiamo anche andare oltre la Ghibli sull'animazione giapponese, possiamo arrivare a parlare di Takoshi Kon. Sto avendo dei problemi enormi con la pronuncia, scusate, è un po' la saliva stronzata della vita, ma va bene, siamo qui per parlare di un film per la regia di Hayao Miyazaki, Porco Rosso. Io tengo sempre a fare questa premessa perché è interessante come di parte in parte possa cambiare, possa essere rispecchiata o no. Io non sono un appassionato della Ghibli, non mi fa impazzire come studio, tecnicamente non gli dico nulla, è eccelso. Ad esempio, a me La città incantata non ha detto nulla, Totoro e Nausicaa non mi sono piaciuti, Mononoke mi era piaciuto molto. E allora, vado a vedere questo Porco Rosso che dura un'ora e mezzo, miracolo, non dura 2 ore come gli altri della Ghibli, però comunque vado senza aspettative, non so che aspettarmi perché so che un film della Ghibli può essere valido, un altro no. Con me si gioca molto al Ternallotto. E ora che ho visto questo Porco Rosso, posso dirvi che è il film più brutto della Ghibli. Non è vero, ragazzi, è il mio attualmente. Di quelli che ho visto, avevo detto lo stesso con Principessa Mononoke, poi ora ovviamente non visti altri e ripeto, accadrà sicuramente con gli altri, è attualmente il mio preferito della Ghibli. È un film che dura un'ora e mezzo, tra l'altro, quindi molto scorrevole, sta anche su Netflix. Io prima di fare questa recensione l'ho anche rivisto per farvi capire quanto impegno ci ho messo. Allora, partiamo con ordine. Prima di tutto, un po' di... dai, diamo un po' di trama. Di che cosa parla, di che cosa tratta questo film? Questo pilota è un cacciatore di taglie che appunto assale i pirati del cielo e appunto è un maiale. È un uomo dalla testa di maiale perché è successa una cosa, ancora siamo in spoiler, che lo ha fatto diventare appunto un maiale. E lui come unica amica fino a questo momento ha una sua amica di quando erano appunto giovani, piccoli, che adesso è una cantante lirica, è circondata da questi pirati che sono invaghiti di lei, tra cui quest'uomo, che dopo aver battuto una volta Porco Rosso in questa sfida, Marco, si chiama il maiale, appunto lui richiede di poterne fare un'altra. E allora che succede? Non sto ovviamente qui a spoilerarvelo, questo poco ma sicuro. Vi dico che prima di tutto è un film straconsigliato, quindi andate a vederlo assolutamente. Questo poco ma sicuro. Ecco. Secondo luogo, partiamo con uno spoiler. Prima di tutto, andiamo sulle cose classiche. Tecnicamente cosa puoi dire a un film della Ghibli? Anche La città incantata è un capolavoro visivo. Ci sono delle scene che sono maestose, la scena del treno che arriva su tutto questo mare, è bellissima quella. E qui non ce n'è a meno, qui Miyazaki sfrutta l'aria, il cielo, la bellezza, ci sono delle metafore meravigliose in questo film, è magnifico, sul serio. Visivamente per me si sono anche superati, ci sono delle inquadrature registiche dinamiche che sono maestosissime. È proprio bello da vedere, da seguire, è dinamico. Ci sono scene d'azione molto forti, soprattutto all'inizio del film. C'è una scena di volo, di contesa, che è chiara e lineare. Io ho rivisto il film e vi posso confermare che è tutto chiaro, tondo e lineare. Non c'è una cosa che non torni. Quindi tecnicamente ci stiamo parlando di un'opera d'arte. Davvero bellissima tecnicamente e magnifico. Invece, parliamo un po' della sceneggiatura di questo Porco Rosso. Anche questa è molto ma molto valida. È una
una sceneggiatura molto classica che va per A e arriva a C passando per B. Non ci sono tutte sboronate, però il bello di questa sceneggiatura per me è che non si dilunga ulteriormente in inutilità. A me La città incantata non era piaciuto proprio per questa sua non raccontarti praticamente nulla e andare avanti, divagare, divagare, interessante, ma stai divagando. Qui invece non mi posso lamentare. Qui invece è perfettamente messo in scena dall'inizio alla fine. L'unica critica che non me lo rende un capolavoro vero e proprio per me è la comicità in certi punti. Adesso molti si metteranno le mani tra i capelli. A me certe volte questo Porco Rosso è sembrato ridicolo. Con i pirati, c'è un gruppo di pirati del cielo, così si mettono tutti. Ne parlerò meglio in parte spoiler. A contendere questa ragazzina qui. Ci sono battutine molto classiche. Il finale diventa una scazzottata un po' ridicola. Quindi diciamo che ci sono delle cose che mi hanno alleviato. Ma ad esempio, gli ultimi minuti finali sono magnifici. Sono tra le cose più belle che abbia visto. I 10 minuti finali di Porco Rosso. Quindi per me è un film meraviglioso. Non diciamo altro. E anzi, io chiudo questa parte spoiler così, molto velocemente, perché non ho molto da dire senza spoiler. Bisogna spoilerare per parlare bene di quanto sia potente questo film, soprattutto in chiave poetica. Poi personalmente non lo vedo come un capolavoro, non credo e non vedo perché debba esserlo. Oggettivamente magari lo è, ha fatto la storia dell'animazione, poco ma sicuro. Io so per certo che rivedrei più un Porco Rosso di un Nausicaa, di un Totoro, di una città incantata per dire. Quindi, adesso chiudiamo questa parte non spoiler, la parte spoiler inizia tra 5, 4, 3, 2, piccola premessa. Iscrivetevi al canale, supportatelo, per favore, dai. Arriviamo ai 2000, arriviamo a questi cazzo di 2000 che mi state facendo sudare. Vabbè, dicevamo. 2, 1, via. Parte spoiler, quindi se non l'avete visto, andatevi e recuperatevi questo film. Se lo trovate in sala ancora, per quanto teoricamente non ci dovrebbe essere, ma sapete che molto spesso le aziende cinematografiche chiudono un occhietto. Beh, buon per voi. Allora, analizziamo un po' questo Porco Rosso. Che dire, come ho detto, per me è un film che ha delle metafore magnifiche. Io avevo paura di una cosa, che lui fosse diventato un maiale per una streghetta. Scusatemi se può stranirvi sta roba, però io non sapevo nulla del film fino a essere entrato in sala, quindi avevo paura che fosse questo. E invece ho trovato magnifico il flashback. Come lui giochi, come giochino sulla figura del maiale. Perché effettivamente è anche un discorso politico. Marco Italiano, diciamo un po' l'italiano molto rozzo, in generale mi è piaciuto tantissimo. L'ambientazione italiana è davvero bella e credo che rispecchi benissimo la nostra Italia, senza stereotipi, senza robe tipo pizza, pasta, mandolino. Per me è fatto bene, non è un film fatto di stereotipi. E questa cosa, ragazzi, è davvero una cosa positiva, soprattutto nel cinema degli ultimi anni, che tende a essere sempre, sempre più colmo di questi stereotipi che a una certa, scusatemi, ma diventano davvero invadenti e fastidiosi. E invece abbiamo un rendere quest'Italia molto all'avanguardia, tralasciando le bellezze, c'è proprio questi colori che sembrano delle pennellate chiare, vivide, fatte su tela, che sono davvero belle. Questa ambientazione, questi personaggi, gioca molto sull'internazionalità stavolta Miyazaki. Ci sono gli italiani, ci sono i francesi. Ecco, io ho adorato questa cosa di Porco Rosso. E come ho detto, gioca molto sul doppio, sul tema del doppio. Perché all'inizio non ci fai tanto caso il fatto che lui sia un maiale, ecco. Cioè, ovviamente lo sai che è un maiale, però non si soffermano tanto. Mentre quando lui gli racconta della battaglia che stavano avendo e lui che finisce oltre la nuvola e vede questi aerei che volano in alto, lui li chiama, il suo amico, che era uno degli amici storici del gruppo ed era il fidanzato di quella che è la donna che lui in un certo modo ama.
Per me quella cosa è bellissima. Cioè, io ero lì in sala a sbavare, a dire: scusa, ma come cazzo gli è venuto in mente a Miyazaki? Esatto, raga, come cacchio è venuto in mente a Hayao Miyazaki di fare una cosa così, così ben fatta. Sì, io mi sono trovato spesso a dire che a me non aveva convinto qui perché era molto classico, tipo Nausicaa, la classica storiellina qui, cazzo. Quando si arriva con un simbolismo, una simbologia sulla morte di questo livello, io non posso che inchinarmi. È bellissimo. E c'è una figura che è appunto accompagnata da Marco, che è questa ragazzina che è figlia e nipote, voglio dire, del tecnico che aggiusta l'aereo. Infatti lui dopo la sconfitta va a chiedere aiuto per aggiustare l'aereo e lui dice: guarda, ti porto questa ragazza qui. E lui dice: come una ragazza? Ma com'è possibile? Perché una ragazza? E lei: ah, oh, tranquilla. E lei è bravissima. Ancora una volta abbiamo il contesto del femminismo nei film della Ghibli, che è molto interessante. Nella Città Incantata le donne praticamente passavano tutto il tempo a pulire, a lavoravano proprio questa azienda e lavoravano per la strega cattiva. Vabbè, nella Principessa Mononoke erano le donne a trainare il governo di quella città, gli uomini erano rappresentativi. Anche in Nausicaa sono le donne quelle che aiutano appunto la Nausicaa a sfuggire da quelli che l'avevano rapita. Qui le donne ci pensano, se pensano loro, donne piccole, grandi, c'è cioè la suora che aiutano ad aggiustare la nave, ed è interessante, non è una cosa che stona, secondo me funziona assolutamente. E lei è un personaggio molto interessante, soprattutto accostato ai Porco Rosso. Due cose non mi sono piaciute, cioè, o meglio, una cosa non mi è piaciuta riguardo a lei, che è accostabile al grande difetto del film. La cosa è l'ironia, la cosa sul c'è più spazio per il mio sedere, sì. A un certo punto diventa davvero fastidiosa come cosa. Nel finale perde un po', perché si perdono nelle gag quando c'è la gara, ecco, di velocità, c'è la contesa tra loro due e loro si fanno le foto insieme. Bah. Lì capisco sia fatto per bambini, però mi ha stonato, ecco. Però è interessante lei perché ha un'importanza. Quando stanno lì a confidarsi le cose con Marco, lei dice: ma se ti dessi un bacio, appunto, non ritorneresti? E lui dice: no, ma che stai dicendo? E nel finale lei gli dà un bacio, però io questa cosa l'ho trovata meravigliosa. Non ti fanno vedere sul viso, il tuo viso, e loro se ne ripartono. Ed effettivamente è questa che è interessante, la cosa della principessa e il ranocchio rivista quasi come se fosse sul serio, così. Se fosse lui che ritrova la felicità dopo un momento di guerra così brutto, perché proprio il porco, perché proprio lei ha sbloccato questa sorta di maleficio, di incantesimo. Altro personaggio di cui parlare è assolutamente il cattivo, che è appunto questo generalotto francese che all'inizio se la tira, che vuole conquistare questa ragazza, lo batte e lui se la fa tutta di rivincita. Lui è molto comico, ecco, a me lui ha dato abbastanza fastidio, perché pure lì, quando lui arriva, che loro ritornano nella tana di Porco Rosso, salta su tutte le rocce lì, ho detto sì, ne, va bene, però così mi sminchi un pochetto il realismo che c'è fino a quel punto. Peccato, per quanto ragazzi, che cazzo gli vuoi dire a Porco Rosso? Lui sì, nel finale diciamo che, vabbè, parliamo già direttamente del finale, ci sono loro che si contendono questa gara aerea e ad un certo punto però nessuno di due riesce a sparare e allora scendono e iniziano a picchiarsi, si riempiono di botte. È una scena un po' ridicola con loro che tifano. Per me lì, ecco, lì cade un po' il film. Per me questo film è 30 volte meglio della Città Incantata. Assolutamente, ci metto la mano sul fuoco personalmente, poi ovviamente voi siete liberi di giudicare e insultare ovviamente qua sotto, tanto vi conosco. Ma qui in particolar modo risalta una bellezza visiva e tecnica magnifica.
E poi abbiamo lei, la femme fatale della situazione. Vediamo che all'inizio è questa donna molto affascinante che canta, che seduce appunto questi generalotti. E poi vediamo che lei con Marco ha questo rapporto molto particolare, perché effettivamente lei stava assieme a due ragazzi del gruppo che poi se ne sono andati. Lei è stata la prima a volare sul mini aereo che aveva costruito Marco da piccolo. Quindi hanno un rapporto molto stretto ed è bellissima, per me la cosa migliore del film, è la cosa migliore che io ho visto finora in un film dello studio Ghibli, il discorso che fa lei. Io accetterò di amarlo quando lo vedrò arrivare per una volta di giorno qui su questo giardino, un giardino che simbolicamente è il suo spazio intimo, è il suo spazio riservato, e per me questa cosa è bellissima, almeno per come te la mettono in scena è bellissima, perché tu ti aspetti, il finale va bene, lui adesso va, il francese glielo dice, e lui adesso arriva lì e no, non lo sai. Ad un certo punto ti sembra questa cosa, loro che volano, lui che la saluta e poi se ne va via. Come si chiude il film, per me lì è il finale, gli ultimi 2 minuti sono genialità pura. Con lei che dice, e invece, se il patto, se il desiderio della duchessa si è avverato, questo è un segreto che sappiamo solo io e lei. E si vede il parco con lei seduta. Magnifico. Per me, sul serio, siamo a un livello altissimo. Porco Rosso, finora, lo ripeto, è di certo il film della Ghibli che mi ha colpito di più, perché ha delle tematiche potentissime che mi hanno preso e mi hanno coinvolto molto. In generale, io non sono partito prevenuto. Quindi comunque capisco pure che certa gente non l'abbia gradito, che altra gente l'abbia gradito di più, ci può stare. Per me è un film meraviglioso. E allora io direi che potremmo anche chiudere così. Fatemi sapere se c'è qualcosa che volete sapere sul film. Per me è stato davvero bello, stupendo, credo di aver detto tutto. Va bene, ci sono i pirati che fanno un po' le gheghine. Però è un film dinamico, un film coinvolgente, un film ben diretto, ben scritto, con un lato visivo bellissimo. Come ho detto, qualche stronzatina qua e là, che se avessero tolto per me sarebbe stato davvero uno dei film della vita, ecco, un capolavoro vero e proprio. Però capisco perché molti lo considerino un capolavoro, a questo mi appoggio assolutamente, quindi finora poi ho il diritto di cambiare opinione, me ne mancano 20 di film della Ghibli. Se mi chiedete qual è il mio film preferito dello studio Ghibli, io non tentenno, non vi dico La città incantata, vi dico Porco. Volevi che stessi a di